Con questo documentario vogliamo valorizzare le bellezze storiche, naturalistiche, artistiche e gastronomiche della nostra città, elaborate dalla creatività e vivacità dei suoi abitanti di ieri e di oggi. Questo lungo periodo della pandemia ci ha dato l'opportunità di riscoprire parte del nostro passato, valorizzare il presente pensando al futuro che verrà. Nel documentario troverete interviste a persone del mondo delle associazioni, da quelle storiche a quelle più recenti, interviste a rappresentanti di attività produttive, culturali e sportive. I ricordi, come foto e video storici ritrovati, oggetti d'epoca custoditi, riportati alla luce. Come un moderno filò, proponiamo un racconto che deve continuare per stimolare la curiosità su temi che meritano attenzione e magari per cercarne di nuovi. La nostra città ha molto da offrire. Regno Lombardo-Veneto, provincia di Padova, distretto di Este. La congregazione municipale della città di Este. Sua Maestà Imperiale, Reale, Apostolica, mediante veneratissima risoluzione 9 maggio prossimo trascorso, si è clementemente degnata di innalzare al rango di città con congregazione municipale il comune di Este, 17 ottobre 1829, firmato il podestà Vincenzo Fracanzani. Il podestà Vincenzo Fracanzani, nato nel 1800, uomo estremamente illuminato, si prodigò in seguito, senza sosta, alla creazione di un efficiente e moderno sistema scolastico, con l'istituzione del pubblico ginnasio nel 1839 e la fondazione di un museo archeologico, il cui primo nucleo fu costituito dalle iscrizioni dello storico Isidoro Alessi del 1700. Inaugurò inoltre la stagione più splendida del teatro sociale, che dopo il disastroso incendio del 1824 fu ricostruito e riaperto nel 1835. Queste notizie sono tratte dal libro Este, due secoli di storie e di immagini del professor Francesco Selmin, splendido volume sulla storia di Este. Questo club ha una collocazione storica nella città di Este che risale ufficialmente al 1866, quando è stato riconosciuto dal re d'Italia Vittorio Emanuele con l'avvento del Regno d'Italia. Ci sono documenti che parlano dell'Associazione Allegria e Beneficenza che risalgono al 1843-1844. Indubbiamente sarà stata una di quelle forme, di quelle associazioni che nascevano un po' per le necessità del territorio, ma anche per quella necessità che esisteva allora di comunicare fra loro quelli che avevano tendenze patriottiche, che avevano i famosi discorsi dei carbonari. L'intendimento era quello di portare dell'allegria nella vita quotidiana, ma finalizzato comunque anche a ricordarsi di chi può meno. Già allora ci si era orientati nel festeggiare soprattutto a Carnevale. Come avete modo di vedere, lì c'è una pagoda situata in piazza che è stata realizzata negli anni 1860-1870 probabilmente. E sono state fatte mostre di pittura, sono state fatte mostre relative alla ceramica con collegamenti che allora c'erano molte fabbriche di ceramica in Este. C'è stata una manifestazione relativa alla mostra delle auto nuove, non le auto d'epoca, e della moda abbinate assieme. Per dare un'idea dell'importanza di questa manifestazione è sufficiente citare il nome dei presentatori: Mike Bongiorno, Pippo Baudo,
la Farinon, ma piano piano poi si è perso, noi ci siamo trasferiti con la Mostra della Zucca, dove siamo arrivati alla 40ª esposizione. Adesso abbiamo inserito dentro lo studente eccellente, un premio che ci sta dando molta soddisfazione, e siamo arrivati a oggi. Stiamo guardando la piazza e questa città di Este, siamo proprio in piazza, Piazza Maggiore numero 12, siamo nei locali del Gabinetto di Lettura. Il Gabinetto di Lettura è un'associazione che è stata voluta tenacemente e caparbiamente perseguita e realizzata da delle persone che successivamente sono diventati personaggi, sono stati dedicati ad essi delle vie nella città di Este. Nel 1847, in una Este molto diversa da come era adesso, però animata da questi spiriti, fu fondato questo gabinetto di lettura. Nei primissimi mesi, nei primi anni, la sede del gabinetto di lettura non fu questo, ma proprio molto, molto rapidamente divenne proprio questa la sede del gabinetto di lettura, dapprima in affitto e successivamente acquistata con autotassazioni e anche con numerose donazioni. La Società Operaia Testina è una vecchia società sorta nel 1881, ma già nel 1864 c'era ancora il Regno Lombardo-Veneto. Fra i soci fondatori c'erano personaggi illustri per Este, tipo Alessandro Prosdocimi. Poi c'era anche quel signore che si vede alle mie spalle nella foto, il cavalier Rovere Felice, che per ben 30 anni tenne la presidenza di questa benemerita società. Perché è sorta? Perché ovviamente c'erano delle persone che non erano garantite, quindi i commercianti, gli artigiani. Abbiamo la fortuna, grazie ai nostri soci che ci hanno preceduto, di avere un nostro cinema-teatro. E questo è importantissimo perché è il cinema-teatro, diciamo, più importante della città di Este. La compagnia Teatro Veneto Città di Este, ora si chiama così da circa 40 anni, nasce nel 1914 all'ombra del Duomo di Este. Il nucleo è composto da giovani diretti da persone che già alla fine dell'Ottocento praticavano le scene nel Teatro Sociale di Este e che istruivano sul repertorio essenzialmente nazionale. L'obiettivo della compagnia attualmente è quello di dare continuità al repertorio storico del Teatro Veneto. Ci sono stati vari cavalli di battaglia, ci sono nella misura in cui ci sono in certe epoche degli interpreti adatti a certi ruoli. Senz'altro, Sior Tita Paron di Gino Rocca, un testo degli anni 20, è uno di questi perché nel tempo si sono ripetuti degli interpreti adattissimi. Alfonso Formaglio, di Giorgio Colleoni, di Rino Bortoloni. Poi un altro testo, cavallo di battaglia, è Don Checco di Attilio Rovinelli, Rino Bortoloni, ma anche di Mario La Salandra, primo interprete di Caneta. Noi siamo l'associazione culturale Villa Dolfin Boldù. Ci siamo formati nel 1992 dal primo laboratorio teatrale promosso dal Liceo Ferrari di Este. Quindi, il prossimo anno, nel 2022, compiremo 30 anni di attività. Iniziando con un gruppo di giovanissimi, abbiamo presentato testi di autori contemporanei dedicati anche ad un pubblico di ragazzi. Poi ci siamo proposti con spettacoli e laboratori per bambini, coinvolgendo tutte le scuole di Este, attività che continua ancora oggi in collaborazione con la Biblioteca Civica. Da allora i gruppi teatrali si sono diversificati, anche attraverso laboratori promossi dalla nostra associazione.
Recentemente abbiamo formato anche una compagnia tutta al femminile che presenta spettacoli inediti in occasione dell'8 marzo. E negli anni la collaborazione con la nostra città è diventata sempre più intensa, con varie proposte, esposizioni d'arte, concerti musicali, rassegne cinematografiche, collaborazioni con altre associazioni e gruppi teatrali. Ettore, siamo quasi a 100 anni di scautismo a Este. Tu ne hai vissuti 75? Dai 45. Ti ricordi quella ripresa dello scautismo dopo la guerra? Qual era lo spirito? Era lo spirito avventuroso, indubbiamente. Il poter uscire, andare fuori, mettersi in divisa, essere presi in giro eventualmente, ai fascisti, scout, eccetera, perché se era divisa e ritorna alla divisa. E quindi c'era anche questo aspetto che bisognava. Chi è che ha cominciato la prima scintilla nel dopoguerra? Chi erano? Chi sono stati quei fautori? Ettore Moro. Ettore Moro è stato il fautore, perché è stato Lupetto lui all'inizio e poi si è trovato imbrigliato praticamente, ha trovato un buon prete, un salesiano, Don Vittorio Fanton, e ha fatto veramente una comunità. Beh, ce ne sono stati gli anni difficili, o no? O è sempre stato tutto... No, sono stati, specialmente quando che lo scautismo risentiva dei problemi centrali. Qual è il segreto dello scautismo che dopo 100 anni ancora riesce ancora a tirare i ragazzi? Mi pare che adesso tiri di più le ragazze che non i ragazzi, o no? Sì, le ragazze, anche perché penso sia per natura stessa. Qual è il momento più bello, più commovente? Ne avrei tanti probabilmente. Ne ho tanti, sì, soprattutto legate ai salesiani. I salesiani per me è stata la base, indubbiamente. Ho trovato un Don Fanton, Don Luigi Pilotto. I salesiani sono stati un po' la spina sotto l'aspetto sì. E poi sempre l'appoggio importante del Duomo. E il Duomo. Tra i colli euganei e il mare, aria buona a Este e il castello trecentesco e vestigia antiche. Ma c'è un'altra singolarità. Bandiera in testa, questi ragazzi hanno l'aria di partire per una passeggiata scolastica. E invece vanno a scuola. Zaini che sembrano persiane, avete già capito di cosa si tratta. Eccoli giunti in aula, un'aula che si può traslocare, poeticamente nomade. Dietro, fu! Banchi a terra! Via! Al comando del maestro Rinaldo sono piccoli soldati di un esercito delle quattro operazioni e dell'ortografia. Calabroni e farfalle erano i grandi nemici dell'attenzione quando noi si andava a scuola. Qui fanno parte naturale dell'arredo scolastico. L'unico pericolo, vedete, è che questi giovanotti sognino la pioggia come una insperata vacanza. Pensate, questa scuola vive da 28 anni, fondata dal professor Cacciavillani. Il Finis scende dal cielo con le squille che fanno alzare i contadini dalla vanga. Il vecchio sospiro degli scolari è capovolto. Finita la scuola, dicono questi, ci tocca di andarci a chiudere tra quattro pareti. Il mio bel ricordo elementare era la scuola all'aperto. Si eseguiva ai giardini pubblici oppure nella pineta di Este. L'apertura di banchetti si eseguiva tutto a comando. Primo banchetto in piedi, secondo aprire il banchetto, terzo far uscire il sedile e il materiale per scrivere. Rigorosamente massimo silenzio, solamente il profumo di primavera e i vari canti degli uccelli. Ricordo la dimostrazione a Venezia, tutti in treno, tutte le classi, a comando dei maestri Rinaldo, Lancerotto, mio padre, Galana, Bussi e Polato. Una cosa indescrivibile. Compreso il pranzo a base di pesce su un'isola da Venezia. Ci troviamo in uno dei locali della scuola primaria Giovanni Pascoli di Este. Questa scuola
poi ha iniziato a essere aperta la frequenza dei bambini ancora prima, all'incirca l'inizio degli anni 80, ma in realtà la scuola Pascoli aveva la sua sede, l'ha avuta per tantissimi anni, nell'edificio che attualmente confina con il Museo Nazionale a Testino di Este. Questi banchetti venivano utilizzati, si vede nel filmato dell'Istituto Luce, venivano utilizzati da tantissimi alunni, perché veramente le classi che adottavano questo modello sotto la guida di insegnanti maestri storici che sono rimasti nella memoria degli estensi, i nostri alunni estensi muniti del loro banchetto sotto la guida sempre degli insegnanti. Io ho avuto la fortuna di partecipare sempre con didattica in presenza, ma era una didattica in presenza un po' particolare. Il maestro Lanzarotto, e lui divideva la classe in due fazioni, in due squadre. Quindi se eravamo in 30, 15 erano romani e 15 erano cartaginesi. E lì erano botte da orbi che andavano giù. Ed era proibito naturalmente andare a protestare, dire il maestro mi ha picchiato, eccetera, che faceva parte della didattica questo. E allora la prima cosa era approvvigionarsi di munizioni. Erano vietati i sassi di ghiaia, così, però erano consentite le castagne, i marroni dell'ippocastano, che sono belli grossi anche quelli lì erano le armi a lunga gittata, e dopo il resto, insomma, così. Queste erano le cose che ci si facevano a quell'epoca. Dell'Ottocento si sviluppano le prime scuole all'aperto, cioè istituzioni scolastiche particolari, per alunni di scuola elementare. La lotta alla tubercolosi e il decollo delle scuole all'aperto furono un fenomeno internazionale. La tubercolosi era una malattia ampiamente diffusa, tanto che risultava la prima causa di morte tra la popolazione compresa tra i 15 e i 29 anni. Colpiva tutti indifferentemente. Nel dopoguerra, il dibattito pedagogico scolastico riprese e la vita delle scuole all'aperto riprese vigore. Celebrata sempre come l'esperienza pionieristica nella penisola, nei periodi scolastici, la scuola all'aperto di Padova fu avviata nel 1905, proprio nell'anno in cui fu attribuito il premio Nobel a Robert Koch, ricercatore tedesco che aveva nel 1882 scoperto e descritto il bacillo della tubercolosi. La scuola all'aperto ad Este nasce nel 1922. Ne è testimonianza un libretto scritto dal maestro Cacciavillani, gentilmente segnalatoci dalla direzione della scuola Pascoli. Ci ha fornito inoltre un vecchio banchetto singolo, che gli alunni portavano sulle spalle per andare a fare le lezioni all'aperto e che dimostra tutti i suoi anni e le sue avventure.
Un interessante video dell'Istituto Luce, girato nel 1949, ci ha lasciato una bellissima testimonianza della scuola all'aperto di Este. I maestri di allora, Rinaldo, Gallana, Lancerotto, Rolandi, Bussi, portavano i ragazzi con i loro banchetti, oltre che a fare le lezioni all'aperto, anche a partecipare a delle manifestazioni in altre città. Mitica e documentata da un bel servizio fotografico, sempre fornitoci dalla Scuola Pascoli, è stata l'uscita a Venezia il 21 giugno del 1954 in Piazza San Marco. A questa manifestazione hanno partecipato 200 ragazzini, tutti in fila e nel massimo silenzio. Il maestro Gallana ha tenuto una regolare lezione di scuola all'aperto in Piazza San Marco. L'evento ha attirato l'attenzione di autorità, giornalisti e una direttrice di Orvieto voleva comprare un banchetto. Il 9 maggio del 2021 abbiamo girato un video, sempre all'interno dei giardini pubblici di Este, vicino alle vecchie statue. Dopo una ricerca accurata, siamo riusciti a rintracciare degli ex alunni che hanno partecipato alla manifestazione di Venezia. Oramai nonni, questi ex alunni tenevano per mano i nipotini, che a loro volta facevano bella mostra dei tablet, perché oggi, causa coronavirus, i nostri ragazzi hanno visto decollare la didattica a distanza, resa possibile grazie ai tablet, computer e cellulari. Questo momento moderno, cosa ti serve? Serve per la data. E la data? Cos'è la data? Ma cosa fai con la data? È un gioco? Scuola. Ah, fai la scuola con la data. Che vuol dire distante? Tu sei a casa e vedi. Ho capito. E perché? Perché fanno ste robe? Perché c'era una malattia che si chiama Covid. E cosa fai tu? E la terza... E perché anche tu hai questo strumento nuovo? È un tablet e lo uso per fare la DAD. Oh, Sofia, ti conosco il tuo nome, ti chiami Sofia. Tu vai a scuola? No. Fai l'asilo? No. Non fai l'asilo? C'è la prima e l'unità. No, quindi due tremende. Ciao. Tu ti chiami? Leila. Quindi ti piace andare a scuola o ti piace di più usare questo strumento? Andare a scuola. Tu ti chiami? Martina. Anche tu hai un bel tablet là. Sì, di che classe fai? La quarta elementare. Sei esperta tu allora. Sì. Però questo qua è... come si chiama? Alessandro. Alessandro. Ma ti piace di più stare a casa o andare a scuola? Tu che sei maschietto. Andare a scuola. Ecco, bravo anche te. Allora tu che classe fai? La prima fai. E ti piace andare a scuola o farlo con questo strumento diabolico? Andare a scuola. Ma tu che classe fai che mi sembri un po' adulto? Come mai sei qua? Ah, perché tu sei andato a Venezia con questo banchetto? Ho fatto con Lancerotto. Ah, ho capito. A me ti do una caramella anche te perché sembri un ragazzino ancora. No. Grazie. Con questo marchetto io andavo sopra là, gli ultimi due anni di scuola, sopra là, sotto l'albero là, e anche in piazza una volta siamo stati. Era bello però. Abbiamo fatto la quarta e la quinta elementare con questi marchetti. Thank you.
origini dell'attività di OCEM nascono oltre 100 anni fa. L'attività è sempre stata legata alla carpenteria metalmeccanica. Inizialmente nel settore agroalimentare, delle macchine agricole, e poi via via con le generazioni che si sono succedute nel corso dei decenni siamo arrivati appunto alla fondazione di questa attuale società nel 1988. Da lì abbiamo, diciamo, sviluppato il mercato, il business anche su altri settori, in particolare quello carpenteria specializzata nel settore del petrolifero, alimentare e inizialmente anche con una nicchia nell'industria del divertimento, delle attrazioni. Iruclima è un'azienda che è nata nel 1977, perciò ha una lunga storia, e ci contraddistinguiamo per dare delle soluzioni trasparenti, molto avanzate praticamente ai nostri clienti. Ci teniamo a dire che sono delle soluzioni perché in realtà adesso ci siamo allontanati ormai dal vecchio concetto del vetro, perché Iruclima nasce, come si vede dal logo, che ormai è storico perché è conosciuto probabilmente in tutto il mondo, delle due frecce opposte l'una all'altra, nasce dalle vetrate isolanti. Le sfide più grosse ce le lanciano dei vetri blindati, che possono essere ormai i quattro big da quel punto di vista lì, sono sicuramente Audi, BMW, Mercedes, ma sicuramente adesso anche il gruppo Stellantis. Uno dei nostri clienti più importanti da questo punto di vista qua è Apple, conosciuta per i telefonini, però nella cultura che Steve Jobs ha lasciato in Apple c'è una grossa cultura per il vetro. Queste sono le presenze a livello internazionale, perciò vedete Este, sicuramente Borgo Veneto come headquarters, perciò la nostra sede principale. In questo stabilimento noi produciamo macchine movimento terra che esportiamo in tutto il mondo. L'obiettivo per quest'anno è molto ambizioso, prevediamo di produrre quasi 8.000 unità. Al seguito della pandemia siamo stati fermi solamente un breve periodo, dopodiché abbiamo ripreso alla grande. Dove siamo noi ora? Agli inizi del XX secolo, intorno al 1908, è sorta l'Utita. Noi siamo arrivati qui nel 1986, rilevando quella che allora era proprietà dell'Utita. Il fondatore storico di FAI, Fabbrica Attrezzature Industriali, Cavalier Bettanin, avevamo sede a Novente Vicentina, siamo venuti qui e da allora, diciamo, i numeri sono sempre stati in incremento. Attualmente qui lavorano circa 600 persone dirette, poi ci sono altre imprese, altre società di logistica che lavorano all'interno di questo perimetro e che sono circa un altro centinaio di persone. Quest'anno Komatsu compie 100 anni ed è per questa occasione che abbiamo deciso di restaurare questo fabbricato. Era la sede della Kral, abbiamo voluto costruire un giardino giapponese. Qui produciamo oltre 30 modelli di macchine, abbiamo dei programmi molto ambiziosi nei prossimi 2-3 anni di espansione. Abbiamo in programma di costruire dei nuovi magazzini e di aumentare la produzione. La Este Ceramiche risale alla seconda metà del 1700 e fu fondata da Gerolamo Franchini, un famoso incisore e orefice qui a Este. L'azienda fu acquistata dal mio bisnonno Giovanni Battista Giorgini nel 1956. Era fiorentino e si innamorò dell'azienda una volta che venne qui a visitare i Colli Ogani con la moglie e decise di acquistarla e di rilanciarla. Questa è stata l'azienda più importante
Este. All'epoca, nel 1700, c'erano diverse attività, però l'azienda di Franchini era sicuramente la più importante in tutto il Veneto. Infatti possiamo trovare alcuni pezzi di Franchini anche nel Museo Nazionale a Testino. È molto importante per noi il legame con il territorio, infatti collaboriamo con le scuole, soprattutto l'Istituto Manfredini, oppure il Liceo Artistico, dove ospitiamo per degli stage e l'alternanza scuola-lavoro i giovani. I giovani sono il nostro futuro, per cui è molto importante formarli, insegnarli questo antico mestiere e anche appassionarli. Questo è il colore tipico della città di Este, il blu cobalto. Questo è un esempio di un articolo personalizzato con le iniziali e questa è una tulipaniera. Qui venivano messi i bulbi del tulipano che seguivano la luce, per cui uscivano dal coperchio. La foto riprende mio nonno e suo fratello, la foto è circa dei primi del Novecento. Il nonno è venuto a Este a 12 anni. Alla morte di mio padre ho continuato io l'attività, ho solo visto fare, non ho mai fatto da apprendista, però autodidatta a un certo punto della mia vita ho detto provo a vedere se per caso sono capace di utilizzare questi strumenti visto che ci sono e qualcosa faccio, mi diverto insomma a battere il rame. Fin dalla giovane età ha cominciato il lavoro assieme al fratello, poi purtroppo a causa della guerra è stato fatto prigioniero, è andato in Germania e grazie a questo lavoro praticamente diciamo si è salvato perché ha proseguito il lavoro e così ha trovato questa scappatoia e gli è andata bene, è stato via 2 anni, dopodiché è ritornato in Italia, sì, insomma, si è liberato praticamente e niente, ha proseguito l'attività di calzolaio e a tuttora la stiamo conducendo noi per quello che possiamo. Cerchiamo di portare avanti il lavoro, insomma, quello che ha fatto lui. Sono partito da sti legni qua con l'idea di rispettare molto il legno. Questa è l'idea di usare la parte esteriore del tronco, no? Perché? Perché un legno squadrato, tagliato, diventa un manufatto semplice dove la natura ha poca parte. Perché l'idea è quella di avere una forma scultorea, ma è una scultura della natura in questo caso. E quindi io la sfrutto, cioè la colgo al balzo con ammirazione e piacere, insomma, e amore. Questo è un ordine che ci hanno fatto particolare al nostro cliente, noi lavoriamo ormai tantissimo su commissione. Praticamente sono 43 anni che sono in questa piazza che vendo moda, che vendo il mio gusto e che soprattutto ho la mia immagine. Mi piace questo lavoro, mi piace tantissimo, sono in un negozio, uno dei più storici del centro storico di Este. Ecco, io vendo tanta moda, tanti colori, tanta voglia di colore. Ecco qua, abbiamo... Quest'anno vanno molto i colori, i fucsia, i colori della terra, il colore del sole, il giallo, tanto tanto colore. Il panificio Chiodarelli è nato in Este grazie al mio nonno Chiodarelli Giuseppe, papà di mio papà Umberto, che ha aperto il suo primo panificio in via Principe Amedeo. Adesso lo gestisco io, Giuseppe, che ho preso il nome di mio nonno e poi ho lasciato le redini di questo panificio a mio figlio Alberto. Il
Il luogo in cui ci troviamo nasce come Barchessa, quindi luogo di stoccaggio di cereali, e risale al 1600-1700. La sua storia però è veramente stata interessante durante gli anni. Infatti, durante la Prima Guerra Mondiale è stata trasformata in caserma militare o forse anche ospedale militare. Abbiamo ancora i numeri dei letti dei soldati che dormivano in questo luogo, quelli con lo sfondo bianco posto sulle travi, e abbiamo ancora numerose frasi di natura patriottica che si possono leggere su travi e sui muri di questa stanza. Nel 1939 mio nonno Giovanni Fontana acquista questo luogo e lo trasforma in salumificio. Nel 1943 veniamo occupati dall'esercito tedesco per 2 anni e fino al 1945, quindi, qui vi è stato un luogo di stoccaggio di derrate alimentari per i comandi locali tedeschi. Dopo la liberazione l'attività è potuta ripartire come salumificio fino ai giorni nostri. La mia storia è molto semplice. Io, diciamo, nasco, ma non dico quando, alcuni anni fa, e sono nata veramente in mezzo ai gelati. Papà Renzo con lo zio Adriano è stato il primo in Este a fare il gelato e la famosa panna ghiaccio, che ormai è diventato veramente il dolce dei ricordi. È un po' come le Madeleine di Proust. Diciamo che l'acquirente, quando compra la panna ghiaccio e l'assaggia, ritorna veramente indietro nel tempo e con tanti bei ricordi legato, non so, a una passeggiata ai giardini con la prima fidanzatina, piuttosto che una merenda quando andava a scuola, piuttosto che il ritrovarsi in famiglia con un dolce che accomunava un po' tutti, quindi il panna ghiaccio in particolare e il gelato. La nostra attività è qui in Este dal 1970, è stata fondata da mio padre e mia madre, che hanno appunto iniziato questa nuova avventura introducendo in Este nuovi prodotti, in particolare i semifreddi. Ecco, questa è la nostra coppa di croccante, eccola qui, è un contenitore di croccante caramellato. Abbiamo anche delle monoporzioni per chi magari desidera una porzione piccolina oppure ha una serata un po' particolare. Sono socia di questa attività che circa 30 anni oramai che siamo qui sul territorio. Abbiamo iniziato con semplicemente con la produzione di piatti tipici, di piatti del luogo. Poi mano a mano si è sviluppata tutta l'attività anche dei servizi, cioè un'artigianalità legata al servizio catering e soprattutto legata ai luoghi e quelle che sono le location del territorio. Voglio ricordare che con quest'anno facciamo 25 anni che diamo la borsa di studio alla città di Fiume Rijeka e ai licei italiano e croato che esistono in città. Per tanti anni sono stato nella Pro Rocco e ringraziando tutti i presidenti che si sono succeduti, in particolare Carmelo Gallana. Con lui abbiamo iniziato la festa dei fiori, che continua ancora adesso, il carnevale estense e i gemellaggi con le varie città. Tutto ha avuto inizio con lui, che dava spazio e
quello che io proponevo, lui era, mi dava una mano e abbiamo fatto. Comune di Este, 1988. È una sorpresa perché veramente non ce l'aspettavamo. Grazie alla giuria e grazie a tutti voi che mi avete seguito e grazie a tutti quelli che hanno collaborato con me e con il gruppo per fare bello anche questo carnevale. Grazie. Ci troviamo davanti a Villa Dolfin Boldù, che è un lascito della contessa Ada Vicentini Dolfin Boldù, fatto nel 1940 alla morte della nobildonna che lasciò il suo patrimonio di Este al comune con lo scopo di educare i giovani. E qui dal 2006 risiede la Biblioteca Civica di Este. L'attività attuale, pur con le restrizioni della pandemia, non sono ridotte al solo prestito documentario, ma si animano anche digitalmente. In tempi normali la biblioteca brulica di attività. Nell'ottobre del 2020 è nata a Este la nuova Proloco Este 2020, un'esperienza nuova messa assieme da alcuni amici, tutti appassionati, tutti amanti della nostra bellissima città di Este e tutti convinti che si possa fare piccole cose per favorire lo sviluppo di Este e del suo territorio. Siamo nati così, ci siamo messi assieme e abbiamo raccolto rapidamente una settantina di soci. Tutti con la volontà di fare qualche cosa e tutti accomunati da un certo ottimismo, dalla volontà di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Este è una città che ha tanto e che con piccoli sforzi, con piccoli momenti, con piccoli eventi, noi siamo certi che può avere una notorietà che si estenda anche al di fuori del suo territorio. Siamo consapevoli che questo documentario non può essere esaustivo. Ancora tante storie della nostra città meritano di essere narrate. Ci auguriamo di aver suscitato curiosità e stimolo a chi, in futuro, vorrà ampliare questo racconto per rendere merito a tutte quelle persone e personaggi che non siamo riusciti, con nostro rammarico, ad inserire in questo primo documentario. Buon lavoro e grazie. Torna.
suona in uno stadio, di un concerto dal vivo piuttosto che alla radio, di sentirmi sicuro anche senza la mucchina, di sentirmi protetta anche senza mascherina, di uscire di casa e vedere solo dei gran sorrisi, non più lacrime e rabbia che ci tengono divisi. Di cosa ho bisogno? Cosa abbiamo bisogno per riuscire a svegliarci a questo brutto sogno di restare lontano?